Un saluto a tutti i web ascoltatori di Liberi.tv. Quest'oggi per la puntata di Spazio Certi Diritti abbiamo come protagonista Cecilia Davos, cofondatrice e copresidente di Rete Genitori Rainbow, genitori LGBT con figli di relazioni etero. Cecilia, innanzitutto ti presento insomma ai nostri amici web ascoltatori e vorrei proprio partire dall'associazione per iniziare. Bene, un saluto ai web ascoltatori e ti ringrazio dell'invito innanzitutto. Allora, sì, l'associazione nasce l'anno scorso, all'inizio, a febbraio dell'anno scorso, da un'idea mia e di un amico, anche lui gay, separato. L'idea che ci fosse bisogno di offrire servizi specifici ai genitori come noi. Avevamo in mente la Cecilia e il Fabrizio di 10 anni fa, persone piuttosto impaurite, che si scoprivano, o meglio, riconoscevano finalmente la propria omosessualità, dopo un percorso di vita eterosessuale, quindi dopo un matrimonio, dopo dei figli, in una situazione che, ecco, se non è agevole scoprirsi omosessuale in questa società in generale, lo è ancor di meno quando sei completamente imbrigliato in una situazione tradizionalissima, con tanto di cene della domenica dai suoceri, per intenderci. Addirittura. Ecco, quindi l'idea è che mancasse un'accoglienza specifica che quindi accogliesse anche tutte le paure dei genitori come noi per portarli verso un cammino di consapevolezza, verso una vita un po' migliore e più visibile, più a fronte alta, eccetera, eccetera. Questa è l'idea di fondo dell'associazione. L'abbiamo fondata, poi si sono uniti come soci fondatori, oltre a Fabrizio Paoletti, anche Valentina Violino e Alessandro Osimo di Torino, mentre Fabrizio è di Firenze, quindi siamo un po' in varie parti d'Italia, anche noi molto web-based, anche Per forza. le nostre riunioni sono via Skype come fate voi. Quindi l'idea era questa e abbiamo fondato questa associazione, l'abbiamo chiamata Rete Genitori Rainbow e là dietro ho messo anche la bandiera, Bella, perché sì. l'idea di rete è fondamentale, poi semmai ne parleremo più approfonditamente, e poi è centrale il concetto di genitore, se vuoi in un certo senso ancora prima di famiglia, perché è proprio il benessere della persona genitore che si scopre, che si riconosce omosessuale, a essere poi il motore del benessere anche di chi gli sta intorno, quindi dei figli Certo. che bisogna portare a capire anche la nuova condizione che andranno a vivere. Quindi Certo. questo era un pochino l'idea di fondo. E direi, Tanto più dimmi, dimmi. che mi pare che navigando un po' sul vostro sito ho visto che ci sono varie iniziative. Una di quelle che si è conclusa forse si riferisce proprio a questo, all'accoglienza, che a mia madre piacciono le donne, giusto? Sì. Infatti abbiamo iniziato subito a creare servizi per questi genitori. L'ultima che hai citato e che si è conclusa veramente martedì scorso è questo ciclo di incontri. Abbiamo chiamato col titolo del film A mia madre piacciono le donne, Sì, però l'ho ci abbiamo messo un punto visto. interrogativo alla fine, no? Perché, come dire, è l'interrogativo del figlio. Oddio, cosa sta succedendo a mamma? Sono incontri che abbiamo organizzato assieme ad Arci Lesbica Roma, quindi ospitati dal Gay Center qui a Roma, e che hanno avuto un gran successo perché sono stati molto, molto seguiti sia dai genitori ma anche dai compagni e dalle compagne. Ecco, noi siamo un'associazione che ha in sé sia uomini e donne, quindi gay e lesbiche, per lo più genitori ma anche alcuni sostenitori accanitissimi. Ma anche i loro figli che scrivono, per esempio, sul forum di cui adesso ti dirò, e persino qualche ex marito o ex moglie. Può Ah, sembrare addirittura che. paradossale, sì, ma anzi, invito ad andare a leggere sul sito di Rete Genitori Rainbow. Il sito è www.genitorirainbow.it, Benissimo. le bellissime testimonianze che ci sono. Di una ex moglie di un ragazzo che si è scoperto gay, avevano questo bambino piccolino, 2 o 3 anni, e lei ha fatto tutto questo percorso doloroso, ma di accettazione e alla fine anche di supporto al marito, per cui ora, anche se
un po' di parenti saranno scandalizzati, questo bambino vive molto tranquillamente, un po' con lei e un po' del tempo con il padre e il compagno del padre, il tutto nella massima trasparenza, senza finzioni, ecco. Così come un'altra storia molto bella, lo pseudonimo è James, di quest'uomo, che si è reso conto piano piano dell'omosessualità, del lesbismo della moglie e che dopo un momento di disorientamento è riuscito ad accettarlo e ritrovare un rapporto di amore, tra virgolette, diverso da prima, ovviamente non matrimoniale, ma comunque di accoglimento. Cerchiamo di dare spazio a queste storie positive perché il messaggio è proprio questo, che una strada per vivere meglio, per non farsi la guerra, per vivere serenamente. Anche lì dove la questione è veramente molto difficile e delicata, il rapporto con l'ex coniuge, col padre, con la madre dei figli, è possibile. E quindi diamo il più spazio possibile a queste testimonianze positive. Mi ha fatto venire in mente L'incontro, una anzi, qua. cosa, giusto, poi dopo puoi riprendere tranquillamente, ma tu parlavi di figli, giusto? Quindi magari può essere anche facile accettarlo quando comunque la situazione è presentata con normalità e con tranquillità, cioè i bambini si fanno meno problemi magari degli adulti. Beh, diciamo che bisogna arrivarci. Innanzitutto la difficoltà sta nella paura dell'adulto, perché tutti quanti siamo intrisi, bene o male, di omofobia che ci porta a un senso di vergogna per quello che stiamo provando, che ci porta a provare sensi di colpa nei confronti del coniuge, nei confronti dei figli. Oddio, adesso come faranno questi bambini? È chiaro che la prima cosa da fare è rafforzare il genitore. Perché non è pensabile che il genitore vada così, a dire, sai, sono omosessuale. Deve prima rafforzare se stesso, non che ci sia niente di, assolutamente niente di sbagliato nel dire io sono omosessuale, anzi, è proprio quello che noi spingiamo le persone alla trasparenza, alla chiarezza. Non deve essere una cosa da kamikaze, deve essere una cosa in cui il genitore per primo si sente il più possibile sereno. E questa è una cosa che ci differenzia moltissimo dalle famose famiglie omogenitoriali di cui tanto si sente parlare, due mamme o due papà che hanno un bambino con la fecondazione assistita, con la gestazione per altri, insomma, con questi bambini vedono da subito le due mamme o i due papà che si baciano, per loro è la cosa più naturale del mondo, per noi invece che veniamo da matrimoni, eccetera. C'è un momento fondamentale, quello è proprio la pietra miliare, il coming out ai figli. E infatti, per ritornare a quel ciclo di incontri che citavi, uno degli incontri tra i più sentiti è stato quello sul coming out ai figli, comunque sulla relazione con i figli. Poi ce ne sono stati, il primo sulla scoperta di sé, questo momento in cui uno lo dice a se stesso, fa il coming out con se stesso o con se stessa. E poi la relazione col compagno o la compagna, e quindi quello che dicevamo prima con il padre o la madre, l'altro genitore dei propri figli. Quindi sono stati bellissimi incontri, ma non sono l'unica cosa che facciamo. La primissima, che abbiamo lanciato è stato il sito, quello che avevo detto prima, genitorirainbow.it, e lì abbiamo, messo su un forum. Molto, molto affollato. Ecco, una cosa importante, l'idea è questa, i nostri servizi sono per lo più appena gratuiti, aperti soprattutto anche ai non soci, non chiediamo la tessera quindi per poter accedere ai vari servizi, abbiamo una linea telefonica di Helpline, poi vi racconto il numero e gli orari in cui è aperta, e soprattutto l'anonimato. Dicevo, prima che il nostro scopo è accogliere le persone più impaurite, quelle all'inizio del percorso di consapevolezza. E quindi era importante, lasciare la libertà di essere anche coperti da un nick all'inizio, se si vuole. Vuoi essere Vascello 46? Per me tu sei Vascello 46, ti ascolto, ti aiuto, non devi dirmi nome e cognome. Poi se la sentono, e in molti se la sentono perché adesso in un annetto abbiamo una quarantina abbondante di soci, sono
sotto ai 300 utenti del forum, più una marea di altre persone che ci seguono negli incontri che facciamo nelle varie città. Capito. Sono E io posso farti tanti. un'altra domanda che mi è venuta sempre in mente pensando, cioè, quindi è una cosa graduale, stiamo parlando comunque di qualcosa che avviene pian pianino. Quindi possiamo anche dire che più di assistenza psicologica e legale, la cosa più importante è quella di confrontarsi e di poter parlare, diciamo, di queste cose simili che ci rendono magari da soli quando non ne parliamo perché pensiamo es di essere da soli, ma quando poi ci si confronta con gente che attraversa la nostra stessa vicissitudine, le questioni cambiano e diventa qualcosa magari anche di più scontato. Sì, hai detto bene, in effetti questi sono i tre perni dell'associazione, il sostegno psicologico, per cui abbiamo anche dei seminari con psicologi e psicologhe col bollino blu, sono persone che sicuramente non sono omofobe e che hanno lavorato in particolare su questo campo. Come aiuto legale noi di solito facciamo capo a Rete Lenford, l'associazione per i diritti Sì, che sicuramente conoscerete. Anche perché certo. sono molto bravi, molto specializzati, hanno molti avvocati matrimonialisti tra di loro e quindi senza che creiamo un'altra rete, c'è Rete Lenford che bella è fatta. E poi noi ci occupiamo soprattutto di questa rete il più possibile diffusa nelle città. Ahimè, devo dire, siamo soprattutto nel centro-nord. Perché è così, perché le persone si affacciano a noi e iniziano a interloquire, hanno voglia di fare, ahimè, da Roma in su, non riusciamo ancora ad avere soci, volontari al sud. E abbiamo inventato questi RGR Day, per me impronunciabile, sarebbero Rete Genitori Rainbow Day, RGR. ma poi RGR è un acronimo pazzesco per me. Una volta ogni mese, 2 mesi, a seconda delle città, ci incontriamo. In alcune città, come il pilota è stato Torino, è partito un gruppo di auto mutuo aiuto, anche con delle counselor e delle persone specializzate. Quindi sono incontri tra pari, non sono incontri frontali guidati, ma che stanno avendo un grande successo. Adesso so che a Torino devono addirittura sdoppiarlo per eccesso di richieste di partecipazione. Anche a Firenze si vedono regolarmente, c'è un gruppo dell'Emilia Romagna che è molto attivo, quindi c'è molto bisogno. Dicevi giustamente, è una cosa graduale. Infatti, inizialmente ci si affaccia con una telefonata, spesso anonima, al numero della linea della Helpline che abbiamo, che attiva il lunedì sera, perché Vogliamo siamo una ricordare anche il decina di numero, visto volontari. che non l'abbiamo detto? Volentieri. Allora, è lo 06, che sembrerebbe Roma, ma in realtà rispondiamo da tutta Italia, perché è un numero su Super star. internet. Quindi 06 991 96976. Lo ripeto come fanno in televisione, 06 Sì, ripeti. 991 96976. E quindi c'è un volontario che lunedì sera ascolta e accoglie, diciamo, non abbiamo formule magiche. Dopodiché spesso le persone continuano scambiandosi opinioni sul forum, anche lì coperte da un nick, e poi piano Certo. piano prendono confidenza e vengono agli incontri, dove per fortuna trovano molto sollievo, perché raccontare la propria storia e sentire quanto non siamo gli unici al mondo a cui è capitata questa cosa pazzesca, che non è pazzesca per niente, è veramente già di per sé terapeutico, direi. Serve molto. Io poi volevo farti anche un'altra domanda che penso, non so, tu parlavi prima di figli. Ti capita mai che magari quando si va a questi incontri i genitori dicano non voglio perdere i miei figli? Perché poi magari si affronta una causa di separazione, di divorzio, ci sta appunto l'attaccamento ai figli. Come vi comportate Sì. in questa situazione? Sì, questa primissima paura, anche perché spesso e volentieri, quando il partner scopre che il motivo per cui sta per essere lasciato è l'omosessualità, allora viene fuori così, un senso dell'onore, chiamiamolo così, tra virgolette, vecchio stampo, e la prima minaccia è ti tolgo i figli. È un classico. L'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti ha stimato che l'11% delle
cause di separazione giudiziale e a causa omosessuale. Quindi è piuttosto consistente la faccenda. E la questione dei figli è centrale soprattutto però nelle paure. Noi abbiamo fatto l'anno scorso, in occasione dell'Europride, una bellissima tavola rotonda, tra l'altro è tutto quanto sul nostro canale YouTube. Andando su YouTube cercando Rete Genitori Rainbow c'è anche la registrazione proprio video in sei Perfetto. spezzoni di tutta quanta la tavola rotonda. E uno degli interventi era dell'avvocata Susanna Lollini, che è di Rete Lenford, è specializzata in queste questioni, e ci raccontava di come fino a qualche anno fa, diciamo 5-10 anni fa, effettivamente la questione era un po' dibattuta, adesso è molto molto difficile, non si vede, non si sente più, facciamo le corna comunque, la giurisprudenza va nel senso che i giudici non tolgono i figli a un genitore perché è omosessuale, deve essere veramente un gran criminale oltre che omosessuale per toglierli, ma l'omosessualità non è considerata più come forse stata nel passato. Una causa di cattiva genitorialità. Quindi questo è un Certo. messaggio che noi diamo, salvo poi ovviamente deve essere la persona che si sta separando assieme al suo avvocato a decidere la strategia da seguire. Non ci sono regole magiche. Però il messaggio confortante è fermi tutti, i giudici non sono poi così cretini e te lo tolgono perché sei lesbico o perché sei gay, no. Certo. Poi tra l'altro ce ne stiamo anche rendendo conto un po' dall'ultima sentenza della Corte di Cassazione che ha sancito delle cose abbastanza importanti, riconoscendo comunque dei diritti che comunque devono essere normati. A tal proposito, la Certo. ministra Fornero, dice no al matrimonio fra persone dello stesso sesso, ma tutela dei diritti dei singoli. Tu in questo caso cosa pensi di questa uscita della ministra Fornero? Scuota la testa, perché è una questione fondamentale di uguaglianza. Se si ha nella testa che l'omosessualità in fondo è qualcosa di sbagliato, allora sì, vengono in mente, vengono fuori tutte queste cose. E la Fornero anzi è stata più delicata, pensiamo ai vari Giovanardi e personaggi simili, Ah, beh. che lì c'è un'idea dietro, che però si insinua anche in ragionamenti come questo, ma sì, i diritti individuali, ma sì, gli omosessuali basta che non ostentano, Certo. basta che non sembrano omosessuali, allora ci va bene. Allora no, non è così che funziona, siamo pienamente abbiamo diritti come gli altri, quindi quello che noi siamo convinti come Rete Genitori Rainbow è la richiesta non dei diritti individuali, se vuoi nemmeno di unioni civili, punto e basta, ma piena parità, matrimonio, adozione, tutto quello che le coppie eterosessuali, non solo matrimonio, ma anche unioni civili, perché le persone devono poter scegliere quale grado di impegno reciproco, quale grado di contratto vogliono con l'altra persona, indipendentemente dal fatto che siano etero-omosessuali. In questo senso è molto bello il documento del Roma Pride di quest'anno, che vi invito a leggere, Sì. che ha come slogan, sembra quasi bambinesco, vogliamo tutto, sembra proprio, ecco questi qui, no, che rompono e chissà che cosa vogliono. In realtà vogliamo la parità. Ma perché noi ci troviamo in realtà in una situazione un po' strana. Io, per esempio, sono separata, non sono divorziata, quindi, ma chissà se mai in teoria potrò sposarmi. E probabilmente nemmeno lo voglio. Allo stesso tempo, però, sono convintissima che si debba poter scegliere, anche perché l'assenza di questi diritti è la prima fonte di omofobia. Quanto è difficile andare da un genitore che si è appena scoperto omosessuale, che si è riconosciuto finalmente la propria identità, le proprie preferenze, quanto è più difficile avere a che fare con lui che si sente in una società dove gli omosessuali sono vessati, quanto sarebbe più facile poterlo accogliere, poter fare un cammino con lui o con lei. Nel momento in cui anche le leggi dicono non siete dei mostri, siete persone che hanno diritto a tutto, e quindi Direi.
Anche se non ci tocca direttamente come persone, perché tanti di noi sono pochi, alcuni ci sono già divorziati, ma tanti sono ancora all'interno del matrimonio e vorrebbero separarsi, alcuni sono separati, quindi noi siamo in una situazione diversa dalle classiche coppie con bambini, di cui ti dicevo, le famiglie Sì, che si sono omogenitoriali. formate successivamente. Voi, diciamo, avete appunto figli da precedenti unioni. Di Esatto. conseguenza, come se ci fosse anche una sorta, lo so che il termine non è esatto, di famiglia allargata, comunque ancora presente, diciamo, nella vostra famiglia, perché In comunque rimane molti il casi legame. sì. Perché In tu mi molti raccontavi casi prima che sì. rimane. Dimmi, scusa, ti ho interrotto. No, 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 dico, rimaneva appunto il legame. Tu parlavi di questo marito che comunque si è accorto Sì. dell'omosessualità della moglie e comunque ha accettato la cosa e anche forse ha cercato di comprenderla. La parola giusta penso che sia comprensione. Ed è Sì, rimasto una sorta d'accordo. di rapporto. Poi non si può chiamare magari amore amicizia, però di certo è una persona matura quella che fa, dice, Certo. la felicità di un'altra. Io volevo a questo punto domandarti una cosa, perché comunque è inerente. Cioè, noi facciamo se si dice sempre che magari fare la legge contro l'omofobia significa categorizzare una categoria e quindi fare la categoria protetta. Parlavi di diritti, a questo punto estendere il matrimonio omosessuale non significa aggiungere un diritto, ma significa estenderlo, quindi per non fare persone di serie A e persone di serie B alla fine. Certo. Quindi tu No, questo no, mi sono stavi dicendo prima, d'accordissimo. cioè io non chiedo nulla, non chiedo un diritto in più a potermi sposare, io chiedo che sia parificata la legge per Esatto. tutti, come bene o male avviene in tutti i paesi della comunità economica, anzi sta avvenendo gradualmente nei paesi della comunità economica europea, quindi non si chiede una legge in più, ma si chiede semplicemente l'estensione della legge a tutti. Esatto. E noi tra l'altro come Rete Genitori Rainbow, per fortuna, siamo chiamati anche a dei tavoli più politici. Dove raccontiamo un po' queste cose che ci stiamo dicendo oggi con te. C'è la Paola Concia, l'onorevole Paola Concia, che ha fatto una sorta di parlamentino delle associazioni LGBT e ci vediamo con una certa cadenza in Parlamento. Lei fa parte della Commissione Giustizia e lei ha presentato tra le varie proposte proprio una come la descrivevi, cioè l'estensione del matrimonio esattamente a tutte le persone e a tutte le coppie indipendentemente dal sesso dei contraenti, quindi due uomini, due donne, eccetera. Sì, è questo la parità completa, senza compromessi, senza cavilli. Perché pensavo una cosa che vi accomuna un pochino alle coppie omosessuali che hanno deciso di avere dei figli successivamente alla propria unione. Cioè, qualora poi voi siete una coppia, i figli biologicamente sono di uno, giusto? Per cui se dovesse purtroppo succedere qualche evento, ma anche forse lo stesso accompagnare il figlio a scuola o in determinate situazioni, l'altro coniuge non viene riconosciuto. Quindi questo è un problema abbastanza importante per voi, immagino. Allora, sì, molti genitori come noi trovano un compagno o una compagna, quindi creano di fatto una famiglia che si chiama ricostituita. E Sì. spesso e volentieri questa la persona che si accompagna al genitore biologico omosessuale viene sentito dal bambino come una persona effettivamente molto importante. Ecco, non ci nascondiamo che i nostri figli, due genitori biologici ce l'hanno e in questo senso hanno anche tutti i diritti. Cioè, mentre i bambini delle coppie omogenitoriali, quindi con la fecondazione assistita, eccetera, eccetera, sono in una situazione di vera mancanza di diritti, perché l'altro genitore non biologico può impazzire e andarsene, e non ha nessuna obbligazione nei confronti del figlio, come anche il genitore biologico può decidere, si separano, non te lo faccio più vedere. Nel nostro caso c'è un giudice che dice, il bambino ha diritto e l'altro genitore ha diritto di vedere il figlio, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo in una situazione di maggiori diritti, perché i due genitori biologici ci sono. Ma dei punti di contatto effettivamente esistono, soprattutto quando si sviluppa un forte legame affettivo col compagno o la compagna della mamma o del papà. In questo senso sono d'accordo. Poi volevo Tieni chiederti una presente. cosa. Ah, sì, scusa, no, 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 volevo finisci che poi aggiungere una dopo. cosa molto, molto importante, e cioè si sente spesso dire, in Italia ci sono 100.000
figli di persone omosessuali. È un dato che deriva da una ricerca del 2005 del Ministero della Salute in collaborazione con Arcigay, Modidi si chiamava la ricerca, ed è venuto fuori questo numero che è rimasto proprio una costante, lo si sente spesso e Sì. volentieri. Però c'è un inghippo, cioè bisogna fare chiarezza. Che cosa mette in luce questo numero? La stragrande maggioranza, non azzardo percentuali, ma oltre il 90% di sicuro, di questi figli sono nella situazione di essere figli che vengono da relazioni etero. Una minoranza è invece frutto di una scelta, ahimè, fatta all'estero, cioè meglio la realizzazione fatta all'estero, perché la legge Sì. italiana sulla fecondazione è quel che è. Questo che cosa significa? Che il fenomeno che noi stiamo cercando di accogliere, di dar conforto, eccetera, eccetera, è un fenomeno molto, molto esteso. Cioè sono veramente tanti i genitori che si scoprono omosessuali dopo aver procreato un figlio, dopo un percorso di vita eterosessuale. E quindi è un fenomeno consistente, questo volevo aggiungere. Bene, io volevo chiederti un'ultima cosa prima di chiudere, perché purtroppo, come sempre, il tempo è tiranno e come dicevamo all'inizio nella nostra chiacchierata pre-video, alla fine è bellissimo parlare con te e ci sarebbero tantissime cose da dire perché poi ne vengono tante in mente. Io voglio Certo. chiederti un'ultima cosa, inerente al Pride. Innanzitutto, cosa sarà secondo voi il Pride di quest'anno rispetto a quello precedente? Perché è importante partecipare. E poi alla fine dare i riferimenti relativi al sito, ripetiamo quelli di nuovo. Certo. Allora, il Pride di quest'anno è un Pride un po' particolare. Io sono d'accordissimo con la scelta che ha fatto il comitato organizzatore di farne un Pride senza schiamazzi, perché andare in Emilia-Romagna oggi e stare a ballare sui carri, veramente sarebbe una mancanza di sensibilità. Questo non significa che sarà un Pride meno forte, dove le richieste saranno attutite. Cambierà un po' la forma perché è giusto il rispetto ed è giusta anche la scelta di usare il Pride per aiutare le popolazioni che hanno subito il terremoto, ma il messaggio e le richieste non cambieranno, anche se saranno giustamente sotto una forma diversa. Quanto poi l'altra domanda che dicevi, come mettersi in contatto con l'associazione, cosa poter fare per aiutarci e anche per essere aiutati, perché siamo un'associazione di volontariato. Allora, noi da qualche mese siamo anche Onlus, è una cosa che ci fa tanto piacere e che è anche un riscontro economico, nel senso siamo, ahimè, in epoca di 7:30 dichiarazioni dei redditi e quindi è possibile devolvere il 5 per 1000 a Rete Genitori Rainbow. Basta mettere o dare al commercialista il codice fiscale. Lo dico comunque, me lo sono scritto, non lo so a memoria, 941-948. 70484. Comunque sul Perfetto. sito www.genitori rainbow lo si trova in bella evidenza. Lo ripeto comunque: 941 948 70 484. Dopodiché, Visto che siamo in tema di numeri, diciamo anche, ripetiamo il numero di telefono del vostro helpline. volentieri della linea aperta dalle 9:30 delle sera di tutti i lunedì è lo 06 991 96976, è la helpline di Rete Genitori Rainbow. Il punto focale è chiaramente il sito che vi invitiamo a visitare e il forum, registrandosi ovviamente gratuitamente alla newsletter, al forum, eccetera, si entra in contatto e poi ovviamente info@genitorirainbow.it e rispondiamo noi del direttivo, dell'esecutivo. Perfetto, io Cecilia ti ringrazio, ringraziamo appunto Cecilia Davos che è cofondatrice e co-presidente, vicepresidente, giusto, di Sì. Genitori Rainbow. E restituisco la linea a Donato Volpicella che ha gestito la regia e vi invito veramente a visitare il sito www.genitorirainbow.it perché è importante conoscere e soprattutto rendersi conto che aiutando queste associazioni aiutiamo noi stessi a uscire da quello che è purtroppo il panorama il politico italiano che è quello che è. Grazie ancora Cecilia. Grazie a te, Riccardo. Grazie a tutti.